Kairete, facciamo un po' di storia, perché oggi parliamo della statua di Zeus Eleutherios, lo Zeus liberatore. Chi è questo Zeus liberatore? È uno Zeus fulminante, questa che vedete in una moneta dei Messeni del Monte Itome, in Messeni appunto nel Peloponneso, ci mostra l'iconografia. Uno Zeus che tiene nella mano destra un fulmine e nella mano sinistra invece ha appoggiata a volte un'aquila. Quando è avvenuto questo gesto, cioè quando Zeus ha lanciato il suo fulmine, questo fulmine è il fulmine che ha fatto finire la guerra tra gli dèi e i giganti ed ha liberato il mondo dalla tirannia dei giganti. Ecco, ho sottolineato volutamente queste due parole, liberato e tirannia, perché sono i due significati politici che assumerà questa immagine. È talmente importante il significato dello Zeus liberatore che alla caduta dei tiranni di Nomenidi di Siracusa nel 468 a.C., il primo atto della nuova assemblea libera dei Siracusani fu quello di decretare l'erezione di una statua a Zeus liberatore, appunto uno Zeus fulminante, e di fare dei giochi, degli agoni ogni anno per ricordare questo importante avvenimento. In questa moneta che vediamo, che è una moneta importantissima, è un unicum, abbiamo la prima attestazione dello Zeus Eleutherios, dello Zeus liberatore. È una moneta degli Zanclei, forse. Sono i vecchi abitanti dell'attuale Messina che Anassi l'aveva scacciato e si trovavano a Milazzo, ma alla caduta della tirannia degli Anassilaidi di Reggio nel 461, ecco che emettono questa bellissima moneta in cui si vede, vedete, la statua dello Zeus liberatore e a destra un altare in ricordo dei giochi, degli agoni per lo Zeus che libera dai tiranni. Facciamo un salto di alcuni secoli. E qui vi mostro una serie monetale battuta dal governatore di Sicilia proprio in occasione del passaggio del Rubicone da parte di Cesare. Cesare è un tiranno, vuole dire questa moneta, ma lo Zeus liberatore dei tiranni, lo Zeus fulminante, che qua vediamo raffigurato, lo abbatterà e Pompeo, colui che doveva stare dalla parte della legittimità, secondo il governatore di Sicilia, avrebbe vinto. Forse però il momento in cui lo Zeus liberatore, lo Zeus Eleutherios, ha avuto maggiore fortuna è quello dell'arrivo di Timoleonte. Chi è Timoleonte? Timoleonte è un corinzio mandato appunto dalla città di Corinto per dare una mano a Siracusa. A Siracusa, dopo la caduta di Dionisio il Giovane, tutte le guarnigioni siciliane e calabresi si sono ribellate. E vige quella che gli studiosi chiamano l'anarchia militare. E Timoleonte tenta di rimettere ordine. Purtroppo in Calabria non ci riesce, per cui assistiamo proprio in questo momento storico alla nascita dei Brutti, che sono appunto tutte queste guarnigioni di mercenari dionigiani che si sono ribellate e si sono rese indipendenti. In Sicilia è tutto un altro discorso. Perché Timoleonte riesce a fermare questo processo di barbarizzazione, sono parole di Platone queste, e usa un trucco molto bello, diciamo, appena arrivato si allea con i mercenari, che sono quelli che deve invece combattere, e usa l'alleanza con i mercenari per sconfiggere i cartaginesi in una memorabile battaglia che è quella del Crimiso. Dopodiché Timoleonte affronta singolarmente tutte le varie città che sono in mano ai mercenari, e a uno li vince e li uccide pubblicamente, li fa giustiziare. In Sicilia torna a prevalere l'elemento greco. L'arrivo di Timoleonte è segnato dal punto di vista numismatico da tre serie di tetrantes, di monete in bronzo, che portano al diritto, come vedete, lo Zeus Eleutherios, c'è scritto nella leggenda, e al rovescio c'è un fulmine. Le tre serie si dividono. Perché una non porta nessun simbolo accessorio, un'altra c'ha un chicco, la terza c'ha, come vedete, un'aquila. Queste monete
con il richiamo Zeus Eleutherios, che tra l'altro furono copiate e utilizzate dall'intera alleanza tra Timoleonte e i mercenari contro i cartaginesi, sono, per così dire, il manifesto politico di Timoleonte stesso. La cosa più sorprendente è che se noi prendiamo il profilo della testa di Basilea, la testa che è stata trovata insieme alla testa del filosofo e ad altri frammenti nel bellissimo relitto di Porticello, ecco, se noi prendiamo questo profilo e lo confrontiamo con la testa che troviamo sulle monete di Zeus Eleutherios, ci accorgiamo che c'è una corrispondenza perfetta, cioè la moneta ha imitato il prototipo della testa. La moneta e la testa raffigurano entrambi lo Zeus Eleutherios. Il paragone viene ancora più forte se restituiamo alla testa la corona di alloro, di cui si vedono le tracce in negativo, e che rende la testa perfettamente confrontabile, vi dicevo, con quella della serie monetale. Se l'ipotesi coglie nel segno e oggettivamente il confronto è veramente stringente, la testa di Basilea dovrebbe quindi essere la testa dello Zeus Eleutherios, probabilmente proprio quello Zeus Eleutherios che fu realizzato a Reggio nel 461 alla caduta del tiranno Anassile. Anassile era morto alla caduta dei suoi figli. Un'altra cosa interessante relativamente a questa testa è che il segno di martello che porta alla base del naso, segno di martello che testimonia che la testa fu sradicata, per così dire, dal corpo e per essere venduta come metallo grezzo, come metallo da fondere, probabilmente ci dice la data in cui questa statua di Zeus Eleutherios fu distrutta. Probabilmente ci troviamo di fronte alla caduta di Reggio in mano a Dionisio il Vecchio nel 387 a.C. e il relitto di Porticello sarebbe la testimonianza della distruzione di tutto il patrimonio culturale della città di Reggio che venne spogliata, distrutta dal tiranno perché era la sua più fiera nemica. Dopo la battaglia del Crimiso, ci sarà un cambiamento iconografico nello Zeus Eleutherios e Timoleonte conierà la seconda emissione, quella che noi chiamiamo a capelli lunghi con grande fantasia. È molto interessante, a mio avviso, anche mostrare qual è il prototipo di questa coniazione. Lo vedete a destra in questa immagine, si tratta dello Zeus Dodoneus, stavolta realizzato dal nuovo padrone del Mediterraneo, quello che si stava affacciando prepotentemente anche in Occidente e che ha avuto un ruolo anche nella missione di Timoleonte, parliamo di Filippo di Macedonia, il padre di Alessandro Magno. Eupraten.